Allora, Fondazione Giorgio Castelli, io sono presidente, sono Vincenzo Castelli, medico ospedaliero attualmente in quiescenza e in pensione. Presidente, un corso importante, quindi dirà ovviamente il salvataggio di vita. Certo, un corso molto importante che svolgiamo in un ambiente particolare dedicato all'Arma dei Carabinieri che pur non avendo come compito istituzionale quello del soccorso sanitario si sta prestando già da qualche anno a aprire, diciamo, sui propri orizzonti anche nei confronti di un possibile intervento quando dovesse verificarsi un arresto cardiaco. Il problema è notorio, l'arresto cardiaco può essere gestito se si interviene precocemente e spesso le forze dell'ordine sono quelle che si trovano più velocemente sul luogo dell'evento e quindi le possibilità di intervento e di successo di questo intervento ovviamente sono esponenziali rispetto alla rapidità con cui l'intervento stesso si concretizza.